Buon pomeriggio e benvenuti al SUC. Io sono Alberto Lasso e vi do il benvenuto alla 25esima edizione del SUC. Il SUC c'è dal 1999, nato alla Loggia di Banchi, si è spostato nel 2004 qui in Piazza delle Feste al Porto Antico. Cos'è il SUC? È un bazar mediterraneo con al centro un palco teatrale, ma non è solo Piazza delle Feste, facciamo spettacolo anche all'Isola delle Chiatte quest'anno e al TIPU, Teatro Internazionale di Quartiere in Via della Maddalena. Il souk è questo, lo vedrete nelle immagini, è un mercato che raccoglie 40 nazioni rappresentate con cibi, danze, letture, musiche, spettacoli, concerti. Quest'anno stiamo tornando verso le dimensioni precedenti alla pandemia, il mercato è tornato ad essere grande, ci sono tantissimi stand, sono 11 le cucine. Al souk. Quest'anno abbiamo la novità del ristorante siriano-libanese Allora, abbiamo il ristorante Cibus con cibo del sud-est asiatico e poi tornano tantissimi ristoranti, il Messico, il Perù, il Marocco, Argentina. l'India, il pubblico del souk conosce le cucine, quest'anno ce ne sono nu nuove. Poi l'artigianato e gli spettacoli, i concerti spettacoli. Siamo partiti ieri era il 15. 15 giugno con un'anteprima con Andrea Pennacchi, il teatro poi parte e copre tutto il festival fino al 25. Ci siamo dal 16, perché ieri il 15 era l'anteprima, quindi ci siamo da oggi, che è venerdì 16, fino a domenica 25 giugno. Il souk ha una grande attrazione al souk, sono le cucine, e quindi certamente ci sono queste 11 cucine diverse da assaggiare, che sono una grande calamita, ma il souk non è solo artigianato del mondo, cucine, il souk è anche tanto teatro. Abbiamo 8 spettacoli diversi che realizzeremo sia nella Piazza delle Feste al souk, sia all'Isola delle Chiatte, sia al Teatro Ticu nel centro storico. È un teatro molto musicale, è un teatro dove ci si immerge anche in alcuni casi in disegni animati, tematiche di impegno civile, e poi ci sono gli incontri, le presentazioni dei libri, i workshop, i laboratori per bambini e bambine, insomma dalle 16 alle 24 ogni giorno sino al 25, a domenica 25 uno può arrivare e passare la giornata insieme a noi scoprendo almeno 40 paesi del mondo. Questo direi che è
è un'occasione unica per Genova e per tutti quelli che a Genova sono magari genovesi, ma che a Genova vivono o passano come turisti.